viaggiando verso te, viaggiando verso te. Un treno per andare, persone da incontrare, le meraviglie tue con la CR voglio raccontare. Un treno per andare, partire e ritornare, le meraviglie tue con la CR voglio raccontare. Viaggiando verso te, il più delle volte i passeggeri di un treno non vedono l'ora di arrivare, ma per i passeggeri del nostro treno l'arrivo lascia un po' di malinconia. Nessuno ha voglia di staccarsi dalle amicizie appena nate, ma ciascuno ha una meta ben precisa da dover raggiungere e così per i nostri amici è tempo di salutarsi. Alice e Lorenzo salutano il gruppo con un'ennesima strimpellata scendendo a saltelli dal treno. Quindi è la volta del gruppo di studenti diretti a Lione. Un pullman per la Francia li attende fuori dalla stazione e la tutor cerca di raggrupparli tutti insieme prima di muoversi. Devono attendere però Allegra e Giada, che vogliono prima salutare i loro due nuovi amici. Corrono euforiche da Mattia e Raoul e li abbracciano calorosamente. Dopodiché i due bambini corrono dalle loro mamme che li attendono. Quando sono lì vicini però si accorgono che c'è un'altra persona con loro. È Palak, il papà di Raoul, che è venuto a prenderli. Il piccolo corre ad abbracciarlo forte e poi gli presenta fiero il nuovo amico. Piacere di incontrarti, Mattia. Ho appena conosciuto la tua mamma e mia moglie mi ha detto che siete stati la più bella compagnia che un emigrante potesse desiderare per il suo viaggio. Grazie per l'amicizia che hai con mio figlio. Mattia arrossisce un po' imbarazzato. A un certo punto squilla il telefono di Sara. È Giuseppe, l'amico di suo marito. È arrivato finalmente a prenderli e li sta attendendo vicino all'ingresso della stazione. Lei e Mattia devono salutare i loro amici indiani, ma prima si scambiano i numeri di telefono e l'indirizzo di posta elettronica per potersi ancora scrivere e raccontare delle loro vite. Mattia e sua madre corrono verso Giuseppe, che li accoglie con un enorme sorriso. Che gioia rivedervi! Non ci speravo più! Mi siete mancati tantissimo, ma ditemi piuttosto, come state? Dice l'uomo. Stiamo bene, Giuseppe. È una grande gioia anche per noi poterti riabbracciare. Tu come stai? Replica Sara. Io sto bene, ma voi ditemi, come state veramente? Sicuro che è tutto a posto? Sono stato tanto in pena. Sapervi lontani e non potervi stare accanto è stato terribile. Sapete, non è stato facile neanche per me abituarmi alla sua assenza. Era il mio più grande amico e perderlo così, da un giorno all'altro, in maniera così tragica, è stato un trauma. Col tempo, però, ho ricordato le tante cose belle che mi dicevo ogni giorno. Quanti consigli mi ha dato e quante volte mi ha aiutato a capire che nella vita tutti possono sbagliare e che il nostro lavoro deve diventare l'occasione non tanto per punire quanto per aiutare gli altri a capire che gli errori si possono fare, ma poi bisogna ripartire. E mi ripeteva sempre che questo si può fare solo cominciando a perdonare. E che si può cominciare a perdonare solo se si comincia ad amare. In suo onore ho cominciato ad amare la mia città e a prendermi sempre più cura del territorio in cui vivo. Mi sei mancato tanto, zio Giuseppe, ti voglio bene! Dice Mattia, correndo ad abbracciarlo commosso. Siete pronti ad incontrare le persone che il tuo papà ha salvato? Vi stanno aspettando? Quando sono riuscita a rintracciare la donna e a spiegarle che volevate incontrarla, all'inizio si è spaventata. Poi le ho fatto capire che volevate solo parlare un po' e mi ha risposto che forse ne ha bisogno anche lei, perché negli ultimi 2 anni ha vissuto schiacciata dai sensi di colpa. Dice poi Giuseppe.
Sì, siamo pronti. Vogliamo conoscere Sonia e farle capire che per noi è importante così come lo è stata per mio marito. Vogliamo ricominciare a vivere con un cuore nuovo e dobbiamo ripartire da qui, da dove ci siamo allontanati negli ultimi anni. Giuseppe accompagna Sara e Mattia ad incontrare Sonia e il suo bambino Nicola. Sono loro ad essere stati salvati quella sera di 2 anni prima. Mattia ha pensato di regalare a Nicola il portafortuna che suo papà portava sempre con sé. Potevo tenerlo per me, ma in fondo io ho già il mio papà sempre accanto, nel mio cuore. E se lui ha voluto donare la sua vita per voi, significa che la vostra vita è importante e quindi vogliamo continuare a custodirla nell'amicizia reciproca attraverso questo regalo. Nicola guarda con i suoi grandi occhioni emozionati quel piccolo fischietto con il quale il papà di Mattia era solito giocare con il suo bambino, mentre Sonia, guardandoli, si commuove nell'udire quelle parole. Grazie Mattia, io da grande vorrei diventare un capostazione per poter sempre guardare i treni partire e poi arrivare. Lo sai che tutti i giorni vado alla stazione per osservarli? Adesso potrò fischiare pure io quando sono pronti per andare. Sonia e Nicola diventano i nuovi amici che Sara e Mattia non potranno assolutamente più dimenticare e per questo promettono che si rivedranno presto. Quando escono dall'incontro, Giuseppe porta i suoi ospiti a fare un giro per la grande città. A Sara, ma soprattutto a Mattia, appare con occhi diversi, anzi forse nuovi. Wow mamma, guarda la piazza dove passavamo il tempo noi tre, non la ricordavo più tanto grande. Negli ultimi anni il dolore ci ha chiuso gli occhi e tutto ci sembrava grigio e spento. Dopo l'incontro con Sara anche io torno a vedere la nostra città bella come ci è sempre apparsa. Guarda, il parco dove venivamo a correre tutti e tre. Quanto ci è mancata questa città. Il gruppetto continua la sua passeggiata lungo le grandi vie del centro. Poi finalmente arrivano nella nuova casa di Giuseppe e scoprono con sorpresa che l'uomo ha acquistato la casa in cui vivevano prima loro. Voi avevate fatto la scelta di scappare da questo posto, ma sapevo che prima o poi avreste avuto la voglia di ritornarci e non potevo lasciare che la prendesse qualcun altro, togliendovi ogni possibilità di rivederla. Sara e Mattia sono di nuovo commossi e si muovono frenetici a rivedere quella che fino a 2 anni prima era la loro abitazione. Scoprono così che la cameretta di Mattia è la stanza degli ospiti. È la vostra stanza più che altro. Siete gli unici ospiti che mi aspetto. Spiega Giuseppe. Poi si mettono tutti a tavola per mangiare il pranzo che Giuseppe ha preparato. Poi l'uomo si alza, va in camera e dopo pochi istanti rientra con le mani dietro la schiena, nascondendo qualcosa per Mattia. È una foto che il tuo papà teneva sempre nel suo armadietto in caserma. Nella foto ci sono Mattia abbracciato alla sua mamma Sara e dal suo papà, sullo sfondo di un binario e di un treno che si allontana. Che bella questa foto, Giuseppe! Sì, piccolo, ma leggi dietro. Il ragazzo gira la foto e dietro c'è una frase scritta dal suo papà. Non smetterò mai di camminare, di muovermi, di andare, se voi continuerete ad essere la mia stazione di partenza e di arrivo. Mattia rilegge quella frase, ma fatica a comprendere quelle parole. Papà voleva dire che io e te rappresentiamo la spinta per compiere il suo dovere ogni giorno, perché aveva la certezza che saremmo stati sempre l'affetto in cui rifugiarsi e tornare per condividere la bellezza di quanto vivevo ogni giorno. Gli spiega Sara. Giuseppe confida a Mattia che il suo papà gli diceva sempre che le persone più care, come anche i suoi colleghi, erano il fischio del treno che dava il via alle sue giornate e la meta verso cui tornare perché era convinto che non sarebbe mai rientrato in stazione se non avesse fatto una buona azione ogni giorno. Mattia si mette a piangere, non solo perché il papà gli manca, ma anche perché è felice di quel ritorno al suo vecchio paese. Viaggiando verso te, un treno per andare, persone da incontrare, le meraviglie tue con la CR voglio raccontare.
voglio raccontare.